Ciao amici, bentornati, finalmente sono finite le vacanze. Oddio, per me sono finite, per lui, per noi due sono finite le vacanze. Siamo qui di nuovo su screenweek.it, sul canale YouTube di Screenweek, con la nostra rubrica incredibile Hitmania Trailer Dance Estate Mix Erpiotta volume 4. Lui è un uomo gesto, perché mancano gli altri due miei soci compari e quindi mi ritrovo a fare questa puntata con il nostro amico Stefone. Dicevamo, oggi torniamo finalmente con la nostra rubrica e vogliamo vedere dove si andrà a posizionare il trailer di fresca uscita Deadpool. 2 settimane fa uscito, infatti. Magari lo siete perso, stavate in vacanza, stavate con la ragazza, con gli amici. È uscito Deadpool, ragazzi, e ha fatto un sacco di rumore, casino, madonna, è uscito Vogliamo vedere il trailer insieme a voi e andremo a decidere dove si va a posizionare nella nostra incredibile classifica, che, come vi ricordiamo, vede. Quindi non perdiamo ulteriore tempo, agevoliamo il filmato, agevoliamo Deadpool e vediamo insieme finalmente Ryan Reynolds se riuscirà a levarsi di dosso quelle terribili vesti di Lanterna Verde che lo hanno un po' segnato. Grazie. Eccoci qua, questo è il canale YouTube da cui di solito noi chiacchieriamo, vedete, ci sono tanti bei contenuti. Ma andiamo avanti, non perdiamo tempo e partiamo col trailer. Ti amo, Wade Wilson. Possiamo combatterlo. Hai ragione, il cancro ha intaccato solo fegato, polmoni, prostata e cervello. Cose di cui posso fare a meno. Ah, quindi c'è dell'umorismo. E se ti dicessi che possiamo farti guarire? Della fantascienza. Sei un combattente. Possiamo darti delle capacità che molti uomini possono solo sognare. Fare di te un supereroe. Promettimi solo che farai il mio bene. Mazza, il bene di qualcun altro. E vi prego, non fatemi il super costume verde. Oh, citazione a Lanterna Verde. Fumetto nel fumetto. Staremo a vedere, Posh Spice. Oh, ma dai. Mi lasci qui da solo con questa faccia da simpaticona. Visto, esploso. Hai visto? Bello. Che bella la tutina, no? Quindi canta. È un supereroe cantante. Ma perché, scusa, nel senso, come se stavano a guidare dei cazzi loro? Sono dei cattivi, si vede, hanno dei mitra. Ma che ne sa lui? Fermi! Forse vi domandate perché ho il costume rosso, così i cattivi non possono vedermi sanguinare. Ah. Ecco, lui ha capito tutto, ha messo i pantaloni marroni. Ah, c'è dell'umorismo. Musica. Certo, quando dicono musica, però... Ah, vedi, è immortale. Ha fatto un buco dentro la pancia. Oh, chi è uomo Titanic? C'è puzza di pannolone qui dentro. Perché fai lo stronzo stamattina? Oh, Dio, sei inguardabile. Sembri la mappa topografica dello Utah. Esatto. Ma non fa ridere, però. Non tanto. Come funziona? Ma bello, fortissimo. Quindi anche drogato. Vabbè, sì, mi ricordo che era drogato. Sei inquietante. Sembri un avvocato che ha fatto sesso con un avvocato marcio. Grazie. Non capisco. Amici, no. Stefone, ma che abbiamo visto? Ma questo è il titolo di punta del mondo? Cioè, così non funziona, però. Ma onestamente, non è bellissimo. Cioè, non è un bel trailer. Se puntano sull'umorismo e sull'azione, c'è qualche problema, oh. Che ne pensi? Guarda, io non so molto. Cioè, nel senso, penso che qualcosa è andato storto. Vabbè, allora, andiamo avanti. Dove si inserisce? Bravo. Diciamolo dopo, però. No. Hanno voluto... Però non ha funzionato. Non ha mai funzionato. Cioè, Deadpool fa ridere e sfonda la quarta parete. Che sfonda la quarta parete, l'ha fatto, bravo. Ah, Lanterna Verde, non mi mettete. Cioè, ok. Però l'umorismo nel trailer non c'è. Cioè, non so se è un problema di doppiaggio, eh. Mettiamo le virgolette sulle i. Però, così com'è, non mi convince molto sto trailer. Non è che mi abbia fatto molta voglia di vederlo sto film, eh. Ma poca. Ha sbagliato il trailer.
Stefone, allora la nostra classifica cosa diceva? Che al 10° posto Steve Jobs, al 9° Pets, all'8° posto Hotel Transylvania 2, 7° Joy, 6 Suicide Squad, 5 Batman vs Superman, 4 Hunger Games Mockingjay parte 2, 3 Inside Out, The Revenant e Star Wars. I primi 5 posti li lasciamo proprio perdere, ma proprio alla grande. Non ce lo metterei neanche nella classifica. Ma siccome ha un bel titolo, no, non è vero, sto scherzando, il trailer non merita di stare nei primi 5 posti, dirò di più, neanche al 6° o al 7° posto. Stefone, che ne pensi dell'8°? Cioè che scalza Hotel Transylvania e Pets e Steve Jobs ci saluta. Questa è la mia idea, perché in quanto unico autoritario componente e dittatore supremo della situazione oggi, decido che Deadpool va all'8° posto. Vergogna! Bravo. 4 anni di attesa per sto trailer e questo è? Quindi, come dice Stefone, bravo Stefone che me l'ha ricordato, il trailer, cioè il trailer che è uscito 2 giorni prima del trailer, era molto più bello. Quindi vi invitiamo a cliccare qua sotto, come vedete qui c'è una scrittina, link al nostro blog in cui si parla del trailer e ve lo fa vedere. Andate a vedere perché è molto più divertente e quantomeno segue il filone di Deadpool. Bene, finisce qui la nostra puntata odierna. Onestamente siamo un po' scontentini, ci aspettavamo un po' di più, ma speriamo nel secondo trailer che uscirà fra qualche tempo, che magari risollevino un po' la, diciamo, l'hype, perché è un po' sceso il tutto. Amici, grazie di averci seguito, come al solito vi invitiamo a cliccare mi piace, condividere, dire ciao, su salutare i vostri parenti. Detto ciò, grazie mille, alla prossima puntata di Hitmania Trailer. Ciao Stefone!